Il concerto della ripartenza, della speranza e della solidarietà. Roby Facchinetti sul palco dello stadio. Lorenzo Casini di Trestina, il cantautore, compositore e tastierista dei Pooh, icona della musica italiana nel mondo, che ha firmato pezzi memorabili dagli anni 60 in poi, sarà il protagonista di uno fra i primi grandi concerti in Umbria in programma mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 allo stadio Casini di Trestina, con 700 posti a sedere, tutti distanziati secondo le ferree normative anti-Covid. Facchinetti, nativo di Bergamo, uno dei centri lombardi più colpiti dal virus, proprio nei mesi scorsi ha scritto il brano Rinascerò, Rinascerai, inno alla vita, dedicato proprio alla città bergamasca e a tutti gli eroi del Covid-19 e che rappresenta un segnale di speranza ed unità nazionale. Un segnale che Trestina ha scelto per dare una nuova luce all'estate cittadina per un progetto partorito proprio nei difficili mesi di lockdown. Nei momenti dove non riesci, hai anche tempo di pensare altre cose, fra le tante abbiamo pensato anche di riportare la musica in un'estate un po' triste, no? Perché abbiamo passato dei momenti difficili con le nostre famiglie, tutti quanti, al lavoro. E allora perché no, dice, con le dovute restrizioni, perché ci hanno imposto solo 700 posti per Roby Facchinetti, cantante dei Pooh, sono veramente pochi, infatti sono già quasi esauriti. Però è un momento di rendere meno triste questa estate, di far capire che come Facchinetti, perché anche la scelta dell'artista proprio dalla sua canzone che ha fatto piangere anche molta gente, perché più lui l'ha dedicata alla sua città, Bergamo, ma probabilmente l'ha dedicata a tutto il paese, perché il momento poi era storico, purtroppo uguale per tutti quanti. Perciò proprio Roby Facchinetti, che è stato così bravo a scrivere questa canzone, e la scelta è caduta su di lui, è molto entusiasta, sarà il primo concerto che fa adesso, poi ne farà altri 5-6 di seguito, però il primo è questo di Trestina e verranno anche diversi fans da fuori regione. Un vero e proprio evento dell'estate della fase 3 tra musica, cultura, sport e solidarietà, ideato dai dirigenti dello Sporting Club Trestina, il presidente Leonardo Bambini e il vicepresidente Valerio Galizzi in testa, assieme ad amministrazione comunale di Città di Castello e Sogep, un main sponsor e principale sostenitore logistico del concerto. Parte dell'incasso sarà devoluta all'azienda di servizio alla persona Muzzibetti di Città di Castello, uno dei simboli, assieme al nosocomio cittadino, di questi mesi di emergenza che la città di Fernata ha vissuto con notevole trasporto. Emanata anche un'ordinanza specifica proprio per rendere ancora più sicuro e sotto controllo un evento reso possibile anche grazie alla sinergia e regia della Prefettura di Perugia, Questura e Forze dell'Ordine. Poi la Questura anche di Perugia, alla fine del tavolo tecnico, devo dire che hanno fatto i complimenti agli organizzatori, perché dice, in questo momento fa onore riuscire a pensare anche a questo, anche a fare pure divertire la gente, perché penso che chi avrà la fortuna di essere presente quella sera assisterà a un bello spettacolo. All'ingresso dello stadio, con cancelli aperti dalle ore 19:30, a tutti i possessori del biglietto e di un posto a sedere verrà misurata la temperatura corporea e consegnata una mascherina ed un flacone di igienizzante dagli addetti dell'organizzazione, grazie al protocollo sanitario messo in atto da Sogepu per vivere uno dei principali eventi musicali estivi regionali in totale sicurezza.